Allora, Anna, il tempo è stato clemente, almeno per il momento, sì, ma toccando piove ferro. Sugli scontri diretti. Beh, speriamo che tenga duro. Ecco, ti volevo chiedere, quale posizione si inserisce la gara di oggi nel contesto del calendario del 2008? Beh, è una gara valida per la qualificazione ai campionati italiani che saranno a settembre a Barletta. È una gara di un buon livello, anche se a calendario interregionale abbiamo la presenza per esempio di un nazionale austriaco e di alcuni appartenenti ai gruppi nazionali italiani e complessivamente di molti arcieri provenienti da fuori, cioè non regionali, dal Veneto, dall'Alto Adige, un arciere dalla Svizzera anche, quindi è una gara che ha una sua fama, ormai comincia a essere conosciuta in giro. Ci puoi dire proprio qualcosa di breve sulla gara? Più che altro della gara magari parliamo dopo. Sì. Un attimo parliamo del gruppo Arcieri di Udine. Sapere magari quando siete nati. Il gruppo Arcieri di Udine è nato nel 1973, quindi ormai è una storia abbastanza lunga. Ha avuto diverse sedi come campo di tiro, adesso da quasi 20 anni siamo in questa zona, che è un terreno comunale, che abbiamo in concessione per un certo numero di anni, per cui questo ci ha permesso la sicurezza di avere un posto dove allenarci e quindi uno sviluppo maggiore della società. Quindi abbiamo cominciato a inserirci nelle scuole, nei centri vacanze, eccetera, e non più come 20-25 anni fa, che erano solo un gruppo di persone di una certa età, magari che si divertiva, eccetera. Adesso abbiamo dato un'impronta più ampia come offerta, nel senso che abbiamo appunto tutte le classi giovanili coperte così, ma anche come agonismo, cioè ci puntiamo assai di più sull'agonismo, eccetera. E devo dire che abbiamo buoni risultati. Poi ci siamo messi a collaborare anche con le società vicine. Per non disperdere i talenti, cioè siccome le squadre sono formate da 3 persone, abbiamo fatto degli scambi con altre società, perché mettiamo che io ho 2 allievi, l'altro ne ha 1, li mettiamo insieme, facciamo una squadra. Perfetto. E cerchiamo di puntare ai titoli italiani, insomma, comunque andare sul podio. Quindi la società è piuttosto in crescita e io me ne rendo conto perché siamo meno sconosciuti come sport di una volta, grazie anche a Fox Sport. Grazie. E la gara di oggi, almeno per me che non ne capisco molto, mi sembra comunque una gara che mette a dura prova i partecipanti, penso sia sotto l'aspetto fisico che soprattutto mentale. Sì, perché è una gara abbastanza veloce, non è una gara lunghissima e devi riuscire a fare la prima parte, cioè questa che stiamo facendo stamattina di qualificazione, il meglio possibile per avere una posizione in alto nella griglia degli scontri diretti, per trovare arcieri più deboli di te dopo. E quelli saranno pomeriggio, no? Quelli saranno pomeriggio, sì. E quelli non tengono conto se sei junior, senior, eccetera, è soltanto maschile arco olimpico, maschile arco compound, femminile arco olimpico, femminile arco compound, il punteggio più alto contro il più basso e avanti così finché si arriva a dichiarare il primo, il vincitore. Quindi sì, effettivamente sono poche frecce e nelle quali devi rendere bene. Ecco, un'ultima domanda, e per chi volesse avere delle informazioni sia in merito allo sport sia proprio magari con la società eccetera eccetera, dove potrebbe trovare le informazioni? Beh, noi abbiamo un sito, Arcieri Udine. Che ha tutte le informazioni e che contiene anche gli elementi per contattarci, altrimenti siamo qui al campo in Viale dello Sport ogni mercoledì dalle 17:30-18 fino alle 20 e quindi uno può venire qua, fa prova gratuitamente e poi decide se iscriversi oppure no. Il prossimo corso per gli adulti comincia il 24 di maggio. Ecco, perfetto. Anna, grazie e in bocca al lupo per il grazie proseguo della gara. È stato un piacere.